Riflettete un attimo. Quando fate una radiografia potete vedere il vostro scheletro in dettaglio su una lastra fotografica. Questo perché quando un raggio X attraversa il vostro corpo, la maggior parte della carne gli consente di passare con una rifrazione minima, ma sappiate che non attraversa le vostre ossa così facilmente. Le onde radio hanno un potere di penetrazione inferiore rispetto ai fotoni dei raggi X. Pensate, possono andare dentro una roccia? Nemmeno le radiazioni di energia più elevata come i raggi gamma passerebbero. Avreste bisogno di neutrini per fare quello. Ma allora non si tratterebbe di una radiazione elettromagnetica? Eh no, non esiste una tecnologia del genere. E se anche ci fossero i satelliti, quel satellite dovrebbe essere in grado di produrli, quei neutrini, accelerando dei protoni e facendoli scontrare contro un bersaglio fisso. Ma se si tratta di un bersaglio fisso, quello non si fa penetrare. Solo la vostra intelligenza si fa penetrare. Suggerimento: su Indice Alfabetico documentatevi sui 4 video TRAPPIST-1, come vengono creati in CGI gli pseudopianeti, le manipolazioni delle immagini, dai pixel alle immagini, poi i pianeti cambiano densità e i nuovi 7 esopianeti. Il gioco è sempre quello: farvi credere a quello che non c'è. Altro che comunità scientifica. Per i più ghiotti di notizie fuori dal coro, gustatevi anche il brevissimo video Putin cita Gesù. Dino.